Racconti Democratici nasce in risposta ad un bando del Ministero dell'Istruzione. Si tratta di un progetto di portata nazionale e vuole contribuire alla promozione di una cittadinanza attiva, favorendo una cultura del rispetto e dei valori democratici. Prevede l'ideazione e la realizzazione di una campagna di informazione finalizzata a sensibilizzare giovani ma anche gli adulti sul tema dell'educazione interculturale, nel rispetto delle differenze e del dialogo tra le culture. Quindi l'obiettivo di questo progetto è quello di proporre delle azioni che possano coinvolgere gli studenti, i docenti, ma anche gli esperti esterni e possano stimolare una riflessione costruttiva su questi temi così importanti. Abbiamo in mente di creare quindi dei contenuti originali, la creazione di contenuti originali da parte degli studenti e la creazione di una rubrica informativa e la diffusione poi di questi contenuti attraverso i canali social. E la scuola è una comunità in cui i giovani vivono e in cui quella diversità può diventare una risorsa, ma può diventare anche un peso. Quindi a volte la stessa scuola può trasformarsi in un luogo di discriminazione. E quindi una scuola che vuole trasformarsi, non vuole essere semplicemente una comunità scolastica, ma soprattutto una comunità educante, non può non affrontare questi temi, ecco.